Esercizio numero 8 del file esercizi gruppi corrente elettrica. Generatore reale FEM 20 V, resistenza interna 1,5 Ohm, corrente erogata 2,6 A, resistenza R1 45 Ohm, R2 non nota. Domande: la DDP ai capi del parallelo, quindi qua, valore della resistenza equivalente del parallelo, cioè della resistenza parallela. Quanta potenza dissipa questa resistenza parallela? Quanto vale R2? Quanta corrente scorre in R1? Questo è il circuito vero, questo è il circuito in cui le due resistenze sono state sostituite dalla resistenza equivalente del parallelo. Prima domanda, la differenza di potenziale ai capi del parallelo. Non si può usare, cioè si può usare questa formula, ma non abbiamo i dati, perché non abbiamo il valore di R parallelo. Quindi dobbiamo ricorrere a un'altra formula. F-RI, infatti la differenza di potenziale qui è uguale a 20 volt meno la caduta di tensione che c'è ai capi della resistenza interna. Caduta di tensione che appunto è R per I. Quindi 20 volt meno 1,5 ohm per 2,6 A che ci scorrono, 16,1 volt. Questa è la differenza di potenziale ai capi di R parallelo. Ora invertiamo questa formula per trovare R parallelo. R parallelo uguale delta V parallelo su I. Quindi delta V parallelo l'abbiamo appena trovato, sono 16,1 volt, la corrente che scorre nel parallelo complessivamente è di 2,6 A, 6,2 ohm circa è la resistenza parallela. Potenza dissipata nel parallelo, cioè in queste due, abbiamo tre formule: voltaggio per corrente, resistenza corrente quadrato, voltaggio quadrato su resistenza. E tutte queste cose, qui in realtà ho sbagliato, sarebbe R parallelo qui sotto. Comunque tutte queste grandezze fisiche le conosciamo, abbiamo tutti i dati, perché ai capi di R parallelo sappiamo quant'è il voltaggio, 16,1 volt, sappiamo quant'è il valore di R parallelo, 6,2 ohm, e sappiamo quanta corrente scorre, 2,6 A, quindi è indifferente quale formula utilizziamo, per esempio utilizziamo la prima, 16,1 volte 2,6 A sono circa 42 watt. Quarta domanda, la resistenza R2. Invertiamo la formula di due resistenze in parallelo, 1 su R2 uguale 1 su R parallelo meno 1 su R1. R parallelo l'abbiamo calcolata prima, R1 la conosciamo, attenzione che tutti gli ohm stanno al denominatore. Anche nel risultato ohm sta al denominatore, perché questa non è R parallelo, R2, ma è il reciproco di R2. Ora ribaltiamo, qui ho sbagliato a scrivere, questa non è R parallelo, ma è R2, pure questo. Quindi ribaltiamo, R2, ribalto questo risultato e fa 7, circa 7,2 ohm. Risultato ragionevole perché sappiamo che il parallelo era minore. Cioè, noi sappiamo che la resistenza equivalente di un parallelo è sempre minore di ciascuna delle due resistenze. Qui le due resistenze sono di 7,2 e di 45 ohm. Il parallelo è di meno di entrambe. Quindi ribadisco che qui è R2 e qui anche R2. Ultima domanda, la corrente che scorre in I1, legge di Ohm. Devo considerare la differenza di potenziale ai capi di R1, che è delta V parallelo, 16,1 volt, e devo fare diviso R1 45 ohm. Eccolo qua, infatti, 16,1 volt diviso 45 ohm, 0,36 ampere.